Siamo in collegamento telefonico con Bernardo Mario Raimondi per raccontarvi la sua storia, una vicenda fatta di errori ma anche di coraggio e allo stesso tempo vogliamo lanciare un appello, data la situazione attuale molto difficile del signor Raimondi. Ma raccontiamo anzitutto i fatti. Anzitutto chi era Bernardo Mario Raimondi prima di quel 1998, anno in cui inizia il suo calvario? Che lavoro faceva e come viveva? Io praticamente quasi, diciamo, per gioco o per fare qualche cosa ho cominciato a fare il ceramista, pesepista, scultore presso una fabbrica di ceramica di Palermo nel 1976. Perché mio padre purtroppo per necessità economiche non poteva, ecco, garantirmi di comprare i libri per andare a fare l'università, eccetera, eccetera. Nell'89, siccome ho avuto sempre io un'ampia più veduta, una molto più ampia, ecco, di cercare di far lavorare i giovani, di cercare di insegnare l'arte, sono messo in proprio. Posso dire che le cose sono andate benissimo, anche perché il lavoro allora c'era, non è come ora, e poi venivano molto più apprezzate le cose fatte a mano. Ad un certo punto, lei con l'attività già avviata nel 1998 ha bisogno di denaro. A cosa serviva quel denaro e perché alla fine decide di chiedere un prestito proprio a degli usurai? Praticamente comprai io da poco una casa, di cui fui truffato per questo acquisto, dopo ho dovuto ristrutturarla più presto possibile perché era caduto il tetto. Ora io allora ero dipendente, pagavo le tasse, insomma avevo un bel po' di spesa anche se il lavoro c'è, però arriva a un certo punto che le banche poi ti chiudono le porte. Avevo urgenza appunto di ristrutturare questa casa e fui costretto a chiedere che loro mi diedero 40 milioni delle vecchie lire, stiamo parlando, molto ma molto facilmente. Io, diciamo, facendo i conti che lavoro c'era e cosa vale, ho pensato subito che non avevo problemi, ecco, a pagare questo, a restituire questi soldi, anche se gli interessi erano molto pesanti. E da quel momento in poi cosa accade? Che genere di pressioni riceve dagli usurai? Praticamente poi sono successe varie cose in famiglia, da me anche nel lavoro. Mi è morto un figlio di appena 4 mesi, l'unico fratello che avevo. Il lavoro cominciò ad andare indietro perché mia moglie ha avuto anche dei problemi psicologici e non ho potuto pagare, ecco, regolarmente queste persone. Queste persone che poi non solo si sono dimostrate, ecco, degli usurai, ma anche degli estortori, perché pretendevano della merce, pretendevano altri soldi, eccetera, eccetera, fino a quando io praticamente non ce l'ho fatta più. Nel 2003 ho dovuto chiudere l'attività licenziando tutti, ho venduto questa casa e ho pagato queste persone appunto per dare un taglio netto a questa situazione che già stava andando a essere molto ma molto pericolosa. Lei decide di denunciare perché? Cosa accade quando le cose precipitano? Praticamente nel 2006 mi sono reso conto che la migliore strada, ecco, è quella di denunciare, e affinché in questa società siano sempre meno le vittime di usura o di estorsione, ed è giusto che chi approfitta di queste cose almeno paghi con la giustizia qualcosa. Allora mi sono deciso a denunciare, che non è, come dicono in molte associazioni, come dice lo Stato, conviene denunciare. Non c'entra niente, non è una convenienza, è un atto morale, è una cosa giusta che un uomo, ognuno di noi che si trova purtroppo in mano a queste persone, dovrebbe fare, è l'unica strada da fare. E quindi inizia il processo, lei denuncia, quanto tempo dura il processo e alla fine come si conclude? Il processo si è concluso nel 2013, quindi in ben 7 anni, con la condanna di alcune di queste persone, che purtroppo ad oggi, già sono fuori perché non sono stato riconosciuto l'associazione mafiosa, poi tra buona condotta e altre cose, praticamente già sono tutti fuori. E voglio dire che durante il processo io ho ricevuto diverse intimidazioni, minacce, mi hanno rubato la macchina, mi hanno sparato, messo una bomba, eccetera, eccetera.
quindi non è stato un gesto, ecco, facile da fare. È sempre qualcosa di rischioso, che uno rischia addirittura anche la vita. Però mi è sembrato giusto, ecco, denunciare queste persone, perché è giusto fare così. Lei ha avuto anche altre ripercussioni da questa vicenda a livello sociale ed economico. Cos'è accaduto? Praticamente nella società in cui viviamo, come ho detto al giudice durante il processo, oggi viene ben visto un boss, un mafioso, perché porta voti, potere, soldi, lavoro. Un testimone di giustizia oppure una vittima che ha avuto il coraggio di denunciare porta soltanto miseria e paura. E quindi nel frattempo cosa è successo? Io ho perso tutto, a parte ho perso tutto a livello materiale, ho perso la casa, il negozio. Ho lasciato molti debiti con le banche, ma ho perso parenti, amici, clienti. Io non ho più parenti, per esempio, a Palermo, non esistono più. Io so di qualche parente che è morto, detto da altre persone, ma non è. Un esempio, 7 mesi fa circa è morto mio padre, non è venuto nessuno dei parenti a vedere mio padre. Lasciamo stare il fatto del Covid, ma allora una telefonata si poteva fare. Neanche quella, completamente, cioè isolato e abbandonato a se stesso, peggio di un terremotato, perché magari il terremotato ha la solidarietà degli amici e dei parenti. Ha ricevuto in questi anni supporto psicologico o sostegno da parte delle istituzioni? Io ho ricevuto dallo Stato un danno di circa 350.000 euro, circa 28.000 euro, che non sono nulla nei confronti del danno che ho subito. Tanto che ho comprato la macchina, il forno, qualche attrezzatura che sono stato costretto a vendere. Ma a livello psicologico non ho avuto nessun supporto. A Palermo esistono 7 associazioni di racket, dico 7. Non so dove sono queste 7 associazioni, forse soltanto sulla carta, ma non che si mettono a disposizione delle vittime. Io ho chiesto aiuto a tutte e 7, soltanto una, solidaria. Una volta mi ha ordinato delle cose che devono fare per regalo a Natale e basta. Le altre volte non esistono completamente. Io purtroppo nel 2013 ho tentato il suicidio perché poi si arriva a un certo punto che una persona si sente così abbandonata, così sola, depressa, piena di preoccupazioni, di tante cose, e dice allora ma che ci sto a fare allora in questo mondo? Completamente. E allora volevo fare la finita, per fortuna sono stato salvato dai carabinieri, cosa che nessuno può giudicare, ma è sempre un gesto comunque sbagliato. Non lo rifarei per la mia famiglia, che ha bisogno del mio sostegno, ha bisogno del mio aiuto, ma non soltanto ecco del mio aiuto. In questi anni ho sopravvissuto praticamente andando nelle chiese con il consenso del vescovo, a cercare di vendere qualcosa di quello che faccio io, quasi a elemosinare. Ma nonostante appunto abbia avuto il consenso del vescovo, molti parroci non mi volevano, per paura di ritorsione, per paura che poi chissà cosa le potevano capitare, eccetera, eccetera. Quindi è una situazione molto, ma molto difficile. Si pensa oggi che tutto ciò è causa del Covid, del virus e cosa, non è per niente vero. Oggi, semmai, si è ancora più accentuata questa situazione. Oggi quindi lei come vive? Qual è la situazione attuale? Non ha un lavoro? No, io praticamente circa 7 anni fa venne chiuso in automatico perché non potevo pagare le tasse, la partita IVA, l'iscrizione camerale, no? Quindi lavoro in base a una legge per hobbies, diciamo, ecco. Sopravvivo. Ho la pensione di invalidità perché nel frattempo ho avuto 3 infarti, ho una costola rotta, prendo 297 euro al mese di pensione, una miseria, più quel poco di reddito di cittadinanza che mi consentono, ma non sempre, come succede per esempio questo mese, di pagare l'affitto della casa e l'affitto del magazzino dove io tengo le cose finite, le attrezzature, eccetera, eccetera. Io pago di casa 650 euro al mese, è una cifra pazzesca, a casa siamo 4 ora. Perché sono stato costretto a prendere questa casa? Perché allora, che sono dovuto andare via da dove stavo prima,
ho trovato l'unica persona a Palermo, dico l'unica, che mi ha voluto affittare la casa. Oggi io, se troverei una casa che costa molto meno, non me l'affitta nessuno. Perché la gente ha paura, la gente vuole garanzie, la gente vuole le cose, pezzi di carta dove dimostra che io posso pagare e sono in regola con tutte cose. E io non riesco a pagare. Quindi oggi vivo elemosinando lo stesso, tramite amici che ho tramite Facebook. Allora riesco a vendere qualcosa, ma per ora non è periodo, ecco, che si vende moltissimo. E loro ogni mese mi versano sulla carta, ecco, qualcosa che mi consente, ecco, di pagare le bollette, di fare la spesa, di riuscire a pagare gli affitti e cose varie. Io volevo dire che sono nel frattempo, ecco, l'unico artigiano in Sicilia che fa vedere dal vivo come si fanno le statuette a mano con la gilla. È una cosa che io ho tramandato negli anni e che per me è importante, ecco, riuscire a valorizzare l'arte, la cultura siciliana, soprattutto, ecco, nelle scuole, negli agriturismi, nelle fattorie didattiche, nei villaggi turistici, nelle fiere, nelle sagre, per cercare, ecco, di insegnare specialmente ai bambini, anche a persone adulte, per carità, ma soprattutto a loro, ecco, cosa significa plasmare la gilla, che può dare anche grande risveglio di maturità, di intelligenza, di creatività, in un periodo, in una società dove purtroppo, ecco, si sono persi i valori umani. Quindi oggi vivo, si può dire, di elemosina più che altro, perché questa piccola pensione di cittadinanza non mi consentono, ecco, di vivere dignitosamente con la mia famiglia. Vuole fare un appello a chi ci sta ascoltando? Io volevo dire soltanto che sono stanco a quasi 60 anni di continuare a chiedere la carità. Io voglio vendere ciò che faccio con amore e passione, tutto quello che faccio è fatto a mano sulla gilla. Invito principalmente intanto l'istituzione locale, cominciando dal sindaco e dal presidente della regione, che non mi hanno mai ricevuto, a venire a vedere proprio di persona come lavoro e dove vivo. Pochissime persone sono venute, pochissime. E poi invito i palermitani, i siciliani, a cercare di darmi un aiuto, una mano, perché io non ho fatto altro che il mio dovere. Però forse ho sbagliato, non lo so, perché oggi chi fa il proprio dovere invece viene discriminato dalla società. Quindi voglio soltanto, ecco, lavorare, vendere quello che faccio e cercare di dare un futuro alla mia famiglia. Io oramai, diciamo, non sto tanto bene. Ho problemi di cuore e cose varie, però cercare, ecco, di dare almeno un po' di dignità ai miei figli e alla mia famiglia. Sono successe tante cose, ho sbagliato, ma ho avuto tanti lutti in famiglia. Quindi non chiedo altro che potete, un appello, ecco, perché possa ricevere un aiuto concreto, ecco, prima da parte dell'istituzione, anche dalla gente comune. Diceva Padre Pino Puglisi, dove io sono andato diverse volte in questa chiesa a testimoniare, che ognuno fa qualcosa, quel qualcosa diventerà molto. Quindi basta un piccolo gesto, un piccolo aiuto per risolvere tantissimi problemi. Io ho una pagina Facebook a nome mio, nella mia pagina Facebook poi ci sono altre pagine dove sono inserite le foto, video, interviste, tutto ciò che faccio, che ho fatto in passato. Quindi è facile trovarmi, ecco, tramite internet e tramite Facebook. Comunque il numero di telefono è 339 13 27 9 50. Anche una telefonata aiuta.